Oltre un centinaio di posti letto liberi, circa 120 ospiti dei centri diurni non presenti in struttura e seguiti a domicilio. Questa la fotografia odierna di Cremona Solidale, l'azienda speciale comunale che eroga servizi di natura assistenziale o sociosanitaria. Abbiamo più di 100 posti vuoti in RSA che speriamo di poter, nei tempi dovuti, con tutte le precauzioni, e anzi forse anche qualcosina di più di precauzioni, comunque iniziare a rifare gli ingressi, anche perché sul territorio il bisogno c'è. Non solo RSA, anche cure intermedie e clinica riabilitativa, che dopo il picco di emergenza ha ripreso le proprie visite ambulatoriali. Parte un periodo con un momento di posti vuoti nel periodo di marzo, però dopo ha ricominciato come ci sono le disposizioni regionali, ad accogliere persone. Noi, ribadisco, attualmente siamo, incrociamo le dita, sempre COVID free su tutti i nostri servizi. L'emergenza COVID-19 qui ha colpito con un tasso di mortalità del 25-30%, concentrato soprattutto nel mese di marzo, un impatto che comporta anche conseguenze economiche per l'azienda. Essendo il comune il nostro azionista unico di riferimento, c'è un aggiornamento costante e c'è quindi anche da parte dell'amministrazione comunale una particolare attenzione affinché si garantisca lo stato di salute dell'azienda, che in un momento di oggettiva e ovvia e normale sofferenza, una grande sofferenza. Per far fronte alle difficoltà, in altre strutture, come ad esempio la Fondazione Benefattori Cremaschi, si farà ricorso alla cassa integrazione per alcuni dipendenti. Non ne abbiamo ancora discusso in consiglio di amministrazione. La cosa, ovviamente, sappiamo che c'è, è uno strumento che è a disposizione, perché sappiamo che è a disposizione, abbiamo anche questa nostra voglia di riaprire l'RSA, riattivare l'RSA il più presto possibile, è anche legata al fatto proprio perché vogliamo scongiurare questo tipo di ricorso, eventualità.